La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla situazione riguardante il rinnovo di contratto di Milan Skriniar. Il difensore sarebbe lontano dall'accettare un prolungamento del suo contratto attuale con l'Inter. La situazione non sta attualmente andando come sperato per la società e per i tifosi, nonostante le manifestazioni dei tifosi durante le partite. Skriniar non ha ancora dato una risposta definitiva alla società, e la situazione non si chiarirà prima della finale di Supercoppa. Tuttavia, è chiaro che non si arriverà alla data del 3 giugno senza una risoluzione, poiché l'Inter ritiene di aver fatto il massimo possibile per trattenere il giocatore. La situazione attuale sembrerebbe essere di un possibile addio di Skriniar, poiché manca ancora un accordo tra l'Inter e il giocatore. L'Inter ha fatto il massimo per convincere il difensore a restare, ma la risposta finale non è ancora arrivata. Inoltre, con la mancanza di un accordo, il rischio di perdere il giocatore a zero diventa sempre più realistico. La situazione è seguita con attenzione dalla società e dai tifosi, che hanno espresso il loro desiderio di vedere Skriniar restare con l'Inter. I tifosi si sono espressi con cori durante le partite, ma purtroppo questo non sembra essere sufficiente per convincere il giocatore a rimanere. La finale di Supercoppa sarà un'occasione importante per capire meglio la situazione, poiché si potrà capire se Skriniar ha intenzione di restare o se invece intende lasciare il club. Nel frattempo, la società dovrà valutare tutte le opzioni disponibili per cercare di trattenere il giocatore o trovare un sostituto adeguato in caso di un suo addio.